Ciao a tutti ragazzi e bentrovati dal vostro Gino Smile. Oggi qui è un video specialissimo perché sarò qui non da solo ma con un'altra persona. E come voi sapete benissimo, io non sono un tipo da lore, però c'è un però. Quest'oggi sono in compagnia di una persona che ha preso la lore e l'ha portata su completamente un altro piano. Fa cose e dice cose che nessun altro ha il coraggio o la fantasia di dire. È una fucina di idee e tutto quello che esce dalla sua bocca, per quello che mi riguarda, è oro corato. Oggi siamo qui con Destum. Ciao Davide, guarda, ora mi vergogno anche a scendere perché sono un po' troppo lusingato, ecco, però ti ringrazio vivamente perché sai, essere apprezzato da una persona del tuo calibro è un onore, guarda, è il motivo che mi spinge ancora a continuare, naturalmente insieme anche ai miei pochi iscritti, però speriamo sempre di crescere insieme e felicemente. Per quello che mi riguarda non saranno mai abbastanza. Grazie, eccomi. Oh, ma che bel personaggio che Potrei dire lo stesso di te. è. Io sono, sai, come facilmente si potrebbe intuire, io sono un amante del roleplay e questo personaggio è un figlio dei Templari, su cui tra l'altro farò un video a breve. Dunque, come si dice in inglese, stay tuned for that. Dei Templari all'interno di Dark Souls. Esattamente, non hai idea. Esattamente. Non hai idea di quello che pensando e osservando bene si può raggiungere. Non vedo l'ora che tu riesca ad illuminarmi. Ok, allora, ripetiamo l'inchino perché l'onore non è mai abbastanza. Possiamo andare. E Dopo la formalità. hangard! Ora ci resta solamente da picchiarci. Sì. Come potresti aver intuito tu o chiunque mi abbia seguito, non sono un tipo esattamente violento, però ecco, mi cimenterò oggi in questo cambio di persona, in questa spersonalizzazione. Attenzione, lag, C'è del ok. lag, penso si sia risolto. Ma sì, Adesso dai. vedo tutto bene. Come vogliamo organizzare? Facciamo incontri a caso? Forse ci conviene di più Facciamo arrivare a un limite. esattamente, diciamo il primo che arriva a tre. Il primo che arriva a 3 vittorie, ok. Sì. Mi piace. Noto che non hai nessun problema a schivare la mia falce. Ah, sì, diciamo che quando si tratta di scappare come un coniglio non sono il peggiore, ecco. Visto che hai anche tentato una strategia che pochi usano su questo gioco. Sì, La direzione manuale dei colpi. beh, diciamo che il sottoscritto ha adorato il PvP di Dark Souls 2 Ottima idea. e diciamo che l'unico modo per rendere competitiva un'arma lenta era quella di direzionare l'attacco al meglio delle possibilità. E il mio onore mi priva di attaccare alle spalle un avversario, soprattutto se una donzella. Spero mi perdonerai. Diciamo che è stata un po' una mia offerta che ti ho fatto. Bravo, GG, come si suol dire in Grazie, questi casi. grazie mille, grazie mille. Senti, intanto volevo chiederti, perché non eleviamo il livello di questi duelli? Cioè, rendiamolo estetico. Cambiamo ad esempio il nostro outfit, se così si può dire, no? Mi piace In questa questo idea. modo, magari, che ne so, è un modo per conoscerci meglio. Ops, sbagliato fiaschetta. Magari ci conosciamo meglio e posso vedere anche da come ti vesti, quello che ti piace, quello che ti interessa. Non lo so, la trovo una cosa abbastanza divertente. Che Certo, allora insieme al cambio dell'arma, perché mi piace sperimentare con tante cose, ne dici? cambierò Benissimo. anche i miei vestiti, perché no? Benissimo. Benissimo, sono entusiasta, diciamo. Comunque, io ho scelto questo outfit che pur non essendo bellissimo a vedersi, è significativo. Ogni pezzo per me ha una storia, ha un qualcosa, un significato non tanto letterale, quanto proprio affettivo. Diciamo che sono stati gli oggetti che ho utilizzato quando ho finito per la prima volta questo splendido titolo. Nel mio caso invece è stata la scelta dell'arma a condizionare poi il vestiario che ho dovuto scegliere. Noto. Eh sì, e dunque troviamo, ho qui di fronte una persona che è pragmatica,
che vuole agire, appunto, questo minatore, così, così rude ma sensuale quasi. Sì, è bizzarro vedere un lavoratore in non queste vesti. Sarebbe stato il top se avessi avuto la cenere, però ammazzare nemici in giro, diciamo che può essere scomodo. Comunque, non mi smuovo se prima non saluto onorevolmente il mio personaggio. Ho capito. È stato ingenuo da parte mia cercare di attaccarti in questa maniera. Sei troppo duro con te stesso. Sì. È io che penso di avere a che fare con uno stolto. Non era poi una cattiva idea, visto che questa è l'unica arma della sua classe in grado di subire parry anche a due mani. È anche l'unica arma della sua classe che ha quell'attacco che mi devasta. Oh mio Dio, sono riuscito a farmi prendere un attacco irrotolato a due mani. Sì, l'attacco fantasma, come sono Sì. solito chiamarlo io, perché non capisce nessuno, solitamente. Solitamente. Ah! No! Ora! Niente. Sembra l'arma davvero di un lavoratore questa. Cioè, sembra che davvero voglia cercare oro o titanite, chissà, magari i minatori di Lothric cercano titanite. Visto che... Ah! Sei Non mi vivo? aspettavo! Come? Non me l'aspettavo! Ennaggia! Diciamo, è stato troppo bello per essere vero. Questo riporta il contatore sulla parità. 1-0, esatto. Dai, Davide, il mio personaggio trema ancora per le batoste che ha preso. Diciamo, diciamo che la cosa che ci deve sorprendere è che il povero Enrico sia riuscito a vincerne una, però ecco. Dai, non credo che tu dovresti parlare così di te stesso. No? No, no, no. Ho Ma... affrontato avversari che erano molto meno pronti di te a reagire ai miei colpi. Questo mi riempie di gioia. Ascoltami, giusto per allietare un po' chi ci sta guardando e riportarci un Sì. po' sul tuo territorio, c'è qualche anticipazione che ci vuoi fare su qualcosa che sta per arrivare sul tuo canale? Assolutamente. La mente di Destum, o di Enrico meglio, è sempre in movimento. Ecco, prima non mi ricordo sinceramente se ne ho parlato o meno, ma il personaggio era un cosplay del figlio dei Templari. Ecco, io sono fermamente convinto che esistano queste figure, questi Templari. E Davide, tu non hai idea di quello che si può raggiungere a livello di consapevolezza solo guardando. Ecco, uno scorcio, un'occhiata più attenta e un facile, scusate, abbinamento mi ha portato a credere nell'esistenza dei Templari. Però... All'interno del mondo di Dark Souls. Come Esattamente, esattamente. dicevo all'inizio, non ho mai sentito idee più fresche all'interno del mondo della community dei Souls. ti ringrazio, ma... Comunque, fammi vedere un po' come sei vestita, ecco, un po' come Enzo Miccio, ecco, per citare un nome virale. Ma come ti vesti? Molto bello questo ladro, questa daga di una persona che, come il mio, d'altronde, ha poco da perdere. Vorrebbe essere la metà tra un ladro e un gladiatore. Sì? Magari qualcuno che ha rubato delle armi, non sa neanche come usarle, Sì, però ci prova. magari l'ha prese dalla conca d'amore di Mildred, citando... Va Sai, bene, possiamo provarci probabilmente in battaglia. Ah, c'è un qualcosa. attimo solo, sì! Là dentro, mannaggia la nebbia, la nebbia! Là dentro ci sono demoni, ci sono tanti demoni. E questo tuo personaggio mi ricorda quei ladri che stavano fuori al demone capra. Ecco, ti piace tanto il demone capra, vero? Beh sì, è uno dei boss più iconici del gioco. Esattamente, ecco, tu sei quel ladro, esattamente, inconsciamente hai fatto un cosplay di quel ladro. Là ci sono demoni, vedi, per sillogismo, ti ho preso? No. Sì. Per sillogismo posso dire, vedi, qui demoni e un ladro. Vedete, è magnifico. Se tutti ragionassimo così, sarebbe tutto più bello. Sarebbe quasi commovente. Io faccio fatica a credere Bellissimo. a quello che dici, cioè, non Basta solo so un po' di neanche come impegno. fai. No, no, non so, sono tutto meno che speciale, Davide. Ah, no! Perfetto. Colpito.
all'onore anch'io. Aia, non mi aspettavo questa. Che cos'è un'arma degli DLC? Non l'ho mai vista. Non conosci, esatto. Forse sto giocando un po' sporco in questo caso. No. Madonna. Solo un po'. Un pochino, ma il giusto. E quello cos'era? Era una rottura della guardia. Però in questo caso non è molto Ho visto un bagliore. È un volto di lupo. Volto di lupo. Ah, vedi? Anche io. L'attacco fantasma ha preso anche me. Ah, e ti ha preso anche... anche il resto. Quel uppercut. fa male quest'arma. Ha! Molto. Sono morto. Ti faccio i miei complimenti. Ah, oh, ti ringrazio. Nonostante fosse un'arma che non avevi mai visto prima. Sì. Diciamo che la fortuna mi ha aiutato, perché quell'uppercut, quell'R2 a due mani, diciamo che colpisce un terno all'otto colpirci, però ecco. Però la fortuna, se è vero che la fortuna aiuta l'audaci, beh. Sì, è stato più che vero in questo caso. Eccomi. In questo caso mi sono abbandonato alla ruolistica. Sì? Molto interessante. Troppo interessante. Cosa? Queste alabarde non... No. Noi dobbiamo cominciare a rivalutare completamente l'idea. Che stolto, no. Io ci ho fatto pure il video sopra, tralasciando un dettaglio importantissimo. Quello su Gundyr. Esatto, le sue guardie del corpo. Le sue guardie del corpo. Sì, quei cavalieri neri che stanno dopo la boss fight. Negligenti, perché poi l'hanno abbandonato. Ecco perché lo troviamo solo e spaesato, perché è stato abbandonato. Infatti una guardia, quella guardia magari si è suicidata e ha lasciato il suo falcione. Vedi, abbiamo due armi così vicine e così lontane contemporaneamente. Può darsi che qui ci sia materiale per un nuovo video. Probabile, però non stento a crederci. Sono orgoglioso di aver fatto da catalizzatore per un'idea nuova. Oh, che idea, ma... Guarda, come dicevo, la tua mente non smette mai di partorire cose interessanti e nuove. Ti ringrazio. Ok, dunque sarà... Ecco. Uno step back. Non è perriabile, vero? Sì, finché non è completamente caricato. Ok. Non ha neanche molto equilibrio, evidentemente. No, vabbè, è pure vero che quell'attacco è doloroso. Aiaia. Ho tentato l'impossibile. Io mi aspettavo il tentativo, però. E niente, di sollevare le sorti di un match già segnato. Comunque, questa cosa, la guardia del corpo ha avuto la meglio. Diciamo di sì. Comunque siamo 2-2 e questa sarà bella. L'incontro decisivo. Sto aspettando questo finale. Dal nostro primo incontro che voglio sapere l'esito, perché è stato così assurdo per me anche pensare di poter vincere una volta. Dunque è quasi comodo. Questa diciamo che è quella più importante, ecco. Però dai, che vinca il migliore, Davide. Assolutamente, quello sempre. Io in questo caso ho voluto giocare sull'impatto psicologico. Voglio essere in grado di intimorirti. Beh, mi intimorisci con la tua sola presenza, se ti può... se ti può essere... Però questa armatura è troppo... Vediamo un po' se ce n'è una un po' più... Ma dicevo, fa parte del mio voler essere imponente. Sai, come i pavoni che alzano la coda per spaventare gli altri. Ho capito. Bene. E io con una spada pregna di lore. Pregna di lore proprio. Quanto mi piace. Ma non solo per l'arma in sé e per la storia, ma proprio per il modo, cioè mi diverte. Quelle poche volte in cui gioco online, questa è l'arma che uso di più. La adoro. È lo spadone dei principi. Sì, esattamente. Temibile. Molto carino. Sì, in effetti ti ingrossa un po', però ecco, l'inchino, che ahimè, prima l'abbiamo dimenticato, anzi ripetutamente, dunque io direi di fare almeno, due. Esattamente,
Esattamente, e ecco, anzi, faccio questo che... Io mi prostro. Bene, Spero ci abbiano perdonato per questa mancanza di diciamo rispetto. il nostro karma, se così si può dire. No! È stato ristorato. Sì, aiaia, quest'arma fa male. Il range. Interessante. No, no. Con questa mi trovo parecchio bene, devo dire. Ora prendo un parry. No! Ma cos'era? Cos'era? Fermo! Sto giocando sporco ancora una volta. Cosa? Fermo! Che è successo? Lag? No! Ci sono delle verità che emergono e che sono quasi scomode perché mettono in discussione quasi tutto. Vedi, Cosa? hai creato un legame inconsciamente. Davide, io te lo devo dire, hai un'abilità inconscia, a quanto pare, di trovare legami, di unire puntini anche con le cose più banali, come ad esempio vestire un personaggio. Io non sono mai stato contento di aver proposto una cosa come questo cambio di outfit. Tu, in un personaggio, hai riunito una generazione, tu non ti rendi conto, la guerra No, civile, sono abbastanza confuso. l'amore non è Nashandra, non era niente per lui. Questa armatura che ricorda Vendrick, È vero. Vendrick, e poi questo macete di Yorm, due giganti, due... Ma c'è, è come se fosse un'equazione, l'equazione 1 sta a 3 come... Come 2 sta a 2. No, 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 no. 1 sta a 3 come 2 sta a 3. Questo è materiale di lore che non concerne il 3. Concerne l'intero ciclo narrativo. Scusami, non sto neanche parlando bene. Però Ti l'emozione, sento ti giuro, emozionato, sì. sto quasi tremando, Davide. È Sì, stai una cercando cosa... di tracciare un Nashandra non parallelo è tra Yorm e niente. Vendrick. Nashandra non è niente. Io ti dico, Nashandra non è niente. In confronto a quello che Yorm è stato per Vendrick, i giganti, la storia, la guerra civile, finalmente Miyazaki. Diciamo, allora, Dark Souls non è Miyazaki, però quest'uomo è riuscito a creare questo collante. Dunque, signori, aspettatevi, in questo momento posso annunciare al 100% che Destum farà video inter... Di opere extra Dark Souls 3. Scusate, non, ho perso il dono della parola. Porterò Dark Souls 2, naturalmente, perché questo riguarda assolutamente. Cioè, io non ci credo, scusa. Nessun problema. Sono partecipe di questo momento, mi sento emozionato anch'io. Guarda, e allora a questo punto porterò anche tutti gli altri giochi, perché questa interdisciplinarità, ecco. Quello che è la parola che mi sfuggiva, chiedo venia. Comunque, allora, io direi di fare una cosa. Dunque, Sì, ti ascolto. ora che forse, diciamo che i miei studi, le ricerche, quanto insomma conoscete tutti, ci devo lavorare, però ho motivo di credere che Yorm sia figlio di Vendrick. Caspita. Questo Ci andremo per gradi, ma... Oh mio Dio, il è solo un'affermazione che pensiero. non mi sarei mai aspettato. Sono curioso di sentire perché. Ma Immagino che lo vorrai fare dopo le dovute ricerche con un video apposito. esattamente. Diciamo che oggi ho ricevuto un calcio nel sedere, per così dire. Comunque, io direi di fare una cosa. Beviamo per festeggiare e ricominciamo il nostro scontro. Ci sto. All'insegna di una nuova consapevolezza. E allora io ti replico anche l'inchino. E io, quel che tu auguri a me, il doppio auguro a te. Sono contento Beh. di essere stato la scintilla ancora una volta, per qualcosa di ancora più grosso. Ti adoro. Dovremmo scontrarci più spesso. Beh sì, sarebbe una buona idea. Se questo poi porta alla genesi di qualcosa di nuovo. Sì. No. La weapon art di quest'arma è sensazionale.
Sorprende. Certo, questi artigli sono dolorosi, sono veramente l'equivalente di una blatta proprio. Beh, di certo non manca il fastidio. Sto scoprendo con mia sorpresa che l'Hyper Armor non mi vuole aiutare parecchio. Beh, diciamo che lo spadone dei principi gemelli è comunque non è uno stocco, diciamo. Ah no! No, potevo punire. Ma l'Hyper Armor quel aia. Questo ha fatto male. Ah, no. Ok. O la va o la spacca, Enrico. La spacca. Ah. Bene, Davide, guarda. Io ti ringrazio. Davvero devo dirti grazie perché è importante. È un'opportunità quella che tu mi hai dato, che mi hai concesso, che difficilmente scorderò. Per me, sai, è difficile inserirmi con un'idea così peculiare, con una community così ristretta d'altronde, in un panorama quantomeno ampio in maniera decente, ecco. Dunque, per me questo significa tantissimo, non solo per se la vuoi chiamare pubblicità o quello che ti pare, insomma, ma perché mi sono davvero divertito. Davvero tanto. Sono contento di aver trovato un avversario valido, sono contento di aver avuto quelle scintille che ti giuro non avrei mai potuto sentire se non fosse stato per te. Dunque, Davide, io ti ringrazio. Destum ti ringrazia e ti ringraziano tutti i suoi iscritti. Così allora, come ti ringrazio io di aver portato finalmente un po' di illuminazione anche sul mio canale, che di questo è completamente privo, e adesso invece ho anch'io qualcosa di cui posso andare orgoglioso in materia. Quindi grazie. Ti ringrazio di essere stato mio ospite. Grazie mille. E io in questa cornice di autocitazionismo misto a un ciclo che si conclude, saluto i miei iscritti e saluto anche i tuoi. Così come io saluto i miei e i tuoi. Buona serata. Ciao a tutti.